Dove sei? Miagolina. Cosa fai? Miagolina. Vieni qua. Ghiaccio, il pesce pagliaccio. Miagolina non era l'unica ad aver sognato quella notte ed un altro animale incontrato. Anche Mariola finalmente riuscì a chiudere gli occhi proprio mentre stava immaginando e sognando il suo ritorno a casa. Non si era neanche accorta di essersi appisolata in un solo momento, appoggiando a terra il suo mento. Il cielo era buio, come se fosse spento. Chi incontrò Mariola nel suo sogno? Quello che stava per vedere la faceva divertire. Si ritrovò dentro un grande mare, anche se lei sapeva bene nuotare. Non era in superficie, ma nel fondale. Chi poteva incontrare laggiù in fondo? Molti pesci vivevano sotto le acque e alcuni di questi nessuno li poteva mangiare. Erano indigesti, ad essere onesti. Uno fra tutti si dimostrò davvero buffo a causa del suo aspetto, da sembrare una specie di folletto. Invece era un piccolo pesciolino molto carino, con un bel musino e degli occhi che somigliavano ad Arlecchino. Che buffo che sei! Io mi chiamo Mariola e prima di addormentarmi vedevo tutto viola. Tu come ti chiami? E per quale ragione i tuoi occhi sono di quel colore? Mi chiamo Ghiaccio e sono il pesce pagliaccio. Non sei la sola ad essere stata catturata dal mio modo di essere e di fare diverso da questo mare immenso. Devo rimanere nelle vicinanze della mia sicura casetta, altrimenti potrei diventare un boccone delizioso e prezioso. Molto sfizioso. Il pesce cane è sempre focoso e vorrebbe mangiarmi, ma se sto attento non potrà mai toccarmi. Come fai a difenderti se sei più piccolo di un anatroccolo e di un broccolo? Perché ho saputo stringere una buona amicizia con Mola, l'anemone protettiva e buona. Che cos'è un'anemone? Il mio babbo non me ne ha mai parlato. Forse non era preparato, oppure non si era informato. Mola non è un pesce, ma è una pianta di questo mare che i cattivi non possono toccare. Entrambe ci dobbiamo aiutare. Io resto di guardia affinché tutti i pesci farfalla non mangino la mia amica Mola, lasciandomi senza casa e da solo. In cambio, Mola che cosa fa per te? La sua intenzione è quella di darti protezione? Sì, lei mi protegge da tutti quei pesci cattivi che vogliono mangiarmi, ma non possono catturarmi perché appena toccano Mola devono subito scappare e quindi non riescono a divorare. La mia amica Mola è velenosa per tutti i pesci e quindi considerata pericolosa. Tu
come fai a non farti del male, dato che tocchi sempre quella pianta così speciale? Ghiaccio, il pesce pagliaccio ha un segreto nascosto nella propria pelle che tu non conosci e che adesso ti voglio rivelare, ma nessuno dovrai dire. Sono curiosa di conoscere questo segreto e ti prometto che a nessuno rivelerò o confiderò. Sempre zitta starò. Allora ascoltami bene, Mariola. Sotto questo colore giallo, rosso e viola si nasconde una sostanza che allontana i pesci farfalla e non mi fa provare alcun dolore quando tocco mola in ogni occasione. Lei non può stare senza di me ed io non posso stare senza di lei, proprio come due amici per la pelle, direi. Un rapporto di amicizia davvero bello, come due sposi che si scambiano l'anello. Assieme vincerete ogni duello. Grazie, Mariola. Perché ti chiamano pesce pagliaccio? Forse per i tuoi occhi di ghiaccio? Soltanto il mio nome è Ghiaccio. Ma hai indovinato perché i miei occhi assomigliano a quelli bizzarri di un clown, di un pagliaccio? Mi ha fatto molto piacere conoscere la tua storia, caro Ghiaccio, insolito pesce pagliaccio, e quella della tua amica Mola, che ti protegge e ti consola. Come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Presto lo saprai, se adesso tu dormirai. Buonanotte, sogni d'oro. Dorme, dorme, Miagolina, la gattina.